Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch Puni Puni, nuovo evento e sto tornando a registrare dal tablet perché, beh, registrare col telefono lagga, mi dà un po' fastidio. Mi urta il sistema nervoso dopo un po' di tempo e evento Budokai probabilmente. E se non è un Budokai, si farma da far schifo. No! Non si farma più col Budokai. O meglio, l'altra volta non si farmava. Ci avevano dato dei problemini per il farming. Una volta che arrivavi a 100 lotte completate, senza mai perdere ovviamente, in genere vinci 750 punti. Invece stavolta vincevi un'esfera sacra. Quindi avrebbe poco senso farmare qui in questo caso. Scegliamo ovviamente il rosso che si farmano più punti e si può anche andare a rubare agli avversari. Sarà un po' una chiavica quindi giocare questo evento. Peccato, peccato davvero. Non vale neanche la pena completare le ricompense qui. Sarà una seccatura sto evento. L'unica cosa che posso fare quindi per questo video è fare qualche slottata. Vedo già che ci sono, che c'è almeno uno yokai di mid event che si chiama Gran Generale Zazel. Ad ogni modo, facciamo qualche slottata che è la cosa più interessante da fare. Le niambole le ho fatte, vi lascio il video. E ho trovato robina interessante, non troppo sgravata, non troppo forte, però almeno è qualcosa di nuovo. Quindi è andata bene. Ovviamente non le ho comprate le monete su Yo-Kai Watch Puni, ho speso i soldi in passato ma non lo faccio più. Ho farmato appunto le monete completando le quest per l'evento e anche quando ci sono da completare quelle missioni che ogni tanto compaiono. Iniziamo già malissimo con la prima multisummon. Purtroppo anche lo scorso evento, slottare lo scorso evento a questo punto era sconsigliato, perché era un evento difficilissimo dove se non compravi non andavi avanti. A meno che non avevi degli yokai sgravatissimi. Allora, per quanto riguarda Usapion, lui che fa? Ok, non si sa che effetto ha nell'evento. Essendo un tripla S Usapion, sicuramente ti dà un boost quando affronti i vari livelli. Insomma, nulla non è. Continuiamo. Però stavolta mi fermo prima, non faccio come l'altra volta che ecco, che ho slottato l'ira di Dio praticamente pur di trovare qualcosa. Infatti non si trova niente qui. Quelle rosse, qualcosina. No. In realtà qui Emma ci sarebbe, ma è tripla Z, quella era un tripla S. Abbiamo anche Orochi musicista, doppia Z. Dai ragazzi, ancora niente? Qua possibilità aumentate, ma non è vero. Possibilità diminuite, casomai. Eccolo, era ora. Due dammene però, per ripagare. Niente, non ci sente. Allora, vediamo un po' che roba abbiamo. Enma, tanto per cambiare. Vabbè, diciamo che Enma è quello che vale doppia, dai. Facciamone un'altra, sperando di trovare qualcosa. Arrivo a 2,45 e poi mi fermo, perché non voglio sprecarci troppi punti. Purtroppo, sto evento è così. Devo andare a vedere però se magari ha qualche evento qui, perché ho scoperto poi che alcuni yokai degli eventi passati, nello scorso evento, ecco, qui ovviamente fa schifo, avevano dei bonus e non lo sapevo, ho dovuto, per puro caso, l'ho scoperti. Bene, così almeno sono un pochino più tranquillo per quanto riguarda... Oh, e allora... Tre addirittura? Oh, tutto quanto insieme, dai. Kyuubi! Koma-san e un altro Enma. Perfetto. Va bene così. Il grande saggio Kyuubi Shunyu. E abbiamo anche Koma-san. Il grande re Koma-san Sonsaku. Mamma mia, che nome. Ah, però la quest già ci sono. Vinci 3 volte il torneo, vincilo 5 volte, vincilo 10, vincilo 15 e poi partecipa all'attacco al punteggio. Ah, e qua ci sono anche le missioni. Missioni extra. Ma devi trovare gli yokai appositi. Bello sto Enma. Che bella testa. C'è una specie di gabbia in testa, ma chi è? Ah, mi sembrava una gabbia, invece no, un cappello del generale, giusto. Vediamo Koma-san, che lui è il re a quanto pare. Ah, ma questo quindi sì, è Kunitori Wars. Ok, ho capito. Ah, sì, c'è scritto Kunitori Wars. Bella sta colorazione delle code di Kyuubi. Bellissimo. Grande, mi piace. Beh, direi che non è andata troppo male alla fine.
Ho trovato due volte Enma, ho trovato Komasan, ho trovato Kyubi. Vorrei trovare Orochi però. Però stavolta mi tocca lasciarlo dentro la slot. È andata così. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yo-Kai Watch. L'evento, beh, si riduce solo alle multi perché non serve fare delle sfide nel torneo alla fin fine. E spero che stavolta arrivare a 100 sfide vinte serva a qualcosa. Perché se no so cavoli amari per tutti. Ad ogni modo, in descrizione trovate ovviamente, come sempre, i link per Instagram, Telegram e Yo-Kai Watch Spagna. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!